In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Non tanto cosa faccio, ma perché lo faccio. Questo è l'essenziale. Il cosa indica la direzione, il perché ci dà il senso della direzione. Posso fare tante cose belle, ma ad un certo momento mi devo chiedere perché faccio queste cose? Volete che praticare la giustizia non sia cosa buona? Ma certo che lo è. Ma Gesù in questo benedetto discorso della montagna va a mettere in crisi anche le cose buone. Lo abbiamo ormai capito, seguendo i Vangeli di questi giorni. E oggi si spinge fino al punto di non ritorno. Come si può mettere in crisi i capisaldi della spiritualità, l'elemosina, il digiuno e la preghiera? Ma se anche questi hanno il lato oscuro, chi potrà salvarsi? Ebbene sì, anche questi hanno una direzione sbagliata. Il problema è sempre quello. Perché prego? Perché faccio l'elemosina? Perché digiuno? Gesù trova l'inghippo. Guardando alcuni religiosi del tempo, si accorge che la loro spiritualità è falsa per un semplice motivo. Questi uomini hanno confuso il senso del loro fare. Cioè, pur facendo cose buone, non le fanno per Dio, ma per se stessi, per essere lodati dagli uomini. Come si può sfruttare le logiche più gratuite della vita, come la preghiera, ad esempio, per riceverne onori? È una cosa abominevole.